Bentornati carissimi amici di Briciole di Storia. Qui un pezzo di storia, veramente un pezzo di storia, un doppio pezzo di storia. Intanto il libro, il libro di che anno è? È tutto d'oro, è un'edizione tipica dei classici economici della Longanesi. Facciamo proprio questa edizione. A volte si vedeva il libro con la fotografia di un altro libro. Ah, è vero, era più vecchia quella copertina, costava 600 lire. Per chi volesse fare la conversione in euro sono 30 centesimi circa. Volevo cercare la data. Stalingrado, morte di un esercito. Stavo cercando la data. 72. 72, il libro che narra di un evento, ricordi di un sopravvissuto alla memoria delle vittime di Stalingrado. Ma adesso il professore ci erudirà. Abbiamo anche delle cartine. Perché cos'era successo? Era successo che alla fine del 42, alla fine del 42, il 19 novembre, l'Armata Rossa era riuscita a sfondare il fronte tra la Germania, tra la Russia conquistata dai tedeschi e la parte invece russa ancora in mano ai sovietici, si chiamavano così, e aveva accerchiato l'esercito tedesco che attaccava Stalingrado. L'esercito tedesco attaccava Stalingrado da qui, cioè in pratica da occidente verso oriente, non era riuscito a prenderla e... si erano impantanati lì. Adesso invece si trovano accerchiati. Vengono accerchiati e quando si viene accerchiati la cosa da fare è cercare di rientrare verso il proprio esercito in modo da recuperare tutti i soldati. Invece no, Hitler dà l'ordine che devono rimanere lì e costituire un baluardo imprendibile. Per lui che era a Berlino. Teniamo conto che siamo in inverno e stare in inverno in Russia all'aperto non è una cosa che faccia bene. In più sei con pochi viveri e poche munizioni e poco carburante. E però qualcosa è successo molto tempo prima, un altro che si impantanò in Russia, Napoleone. Messa poco con lo stesso effetto, non venne accerchiato, venne soltanto distrutto il suo esercito, ma presa poco siamo lì. E loro diedero fuoco alle loro stesse città, mi ricordo. Sì, qui invece no, qui resistono di più. Resistono e riescono a tenere sia Leningrado che Stalingrado che Mosca. I tedeschi resistono fino al 43. Viene fatto un tentativo, che si vede nella figura che abbiamo appena rinchiuso, sì, viene fatto un tentativo da parte dei tedeschi di recuperare la sacca, cioè di avanzare da ovest e spingersi verso nord e arrivare fino a qui, con tutta una serie di divisioni corazzate che riescono ad andare avanti, ma avevano bisogno che loro scendessero, cioè andassero verso sud per riunirsi. Invece loro avevano l'ordine no, di stare fermi lì barricati. E in questa maniera viene persa un'armata di più di 200.000 uomini. Urca. Metà muoiono sostanzialmente durante i combattimenti, estenuati, e metà si arrendono tra il 29 di gennaio e il 2 di febbraio. Tra cui feriti, mutilati, perché il freddo fa miete vittime. Il buon Göring, ministro dell'aviazione, oltre altre cose, aveva detto: mio Führer, non ti preoccupare, li rifornisco io tramite aerei. Ah, ok. Sì. Ma i russi non sono d'accordo a far passare gli aeroplani tranquillamente, certo. Gli sparano addosso ovviamente con la contraerea, con gli altri caccia, per cui diventa difficilissimo nutrire e rifornire di tutto un'armata con gli aerei. Riescono a far qualcosina, a portare via i feriti e poco di più. E mano a mano che il fronte si allontana, perché intanto i sovietici avanzano, il fronte si allontana e gli aeroplani devono fare una distanza sempre maggiore e si complica sempre di più, alla fine non riescono e quindi... Questo era un segmento di fronte, totale. Sì, è l'inizio della fine per le armate tedesche, per fortuna, visto che erano capeggiate dal signor Hitler. Certo, che tutti noi ben conosciamo. Benissimo, su questo piccolo grande momento, piccolo perché l'oggetto è piccolo, ma l'evento è di enorme portata, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video. Saluti a tutti! Ciao!